Io penso che l'interesse su Gela sia alto e si stia elevando sempre di più. Sono contenta, lo ribadisco, l'ho già detto, che noi siamo felici di avere finalmente una programmazione, una pianificazione che seguiremo con oculatezza e con impegno. C'è tanto da fare, alcune cose sono già state fatte, però finalmente ritengo che ci sia un cambio di rotta, perché non si parla più di interventi a spot o soprattutto di interventi che siano tesi semplicemente ad alzare la percezione che si faccia un qualcosa. Penso che questi tempi siano già finiti e la politica debba cominciare ad occuparsi di interventi strutturali. Purtroppo gli interventi strutturali hanno bisogno del tempo, ma sicuramente gli obiettivi che si possono raggiungere sono ben altri. Un ospedale che potrebbe vantare delle eccellenze, non dobbiamo dimenticare l'urologia e quello che sta realizzando, ma è anche una struttura che ha una stenderia che non è all'altezza della situazione, così come un pronto soccorso con un numero di personale che non è adeguato per rispondere alle esigenze della gente. Io mi auguro che finalmente si possa fare squadra per cercare di dare a questo paese quello che va alla ricerca da tanto tempo. È inspiegabile che un paese come Gela, con un numero di casi di tumore così alto, poi alla fine ci ritroviamo con un TAC che non è funzionante e che magari la PET TAC viene fatta a Caltanissetta. Noi questo non pretendiamo che la TAC venga tolta da Caltanissetta per essere portata a Gela, ma che in una distribuzione delle risorse Gela venga più attenzionata rispetto agli altri paesi della provincia.